Diego, allora paghi la scommessa a Raimondo Marino per la... No, per me sì, sì, devo pagare perché ho giocato e la, la promessa che l'ho fatto a Marino se la devo pagare, però per me non cambia nulla, io so chi è Oliva e chi è Sacco, si è dimostrato ieri, no? È campione del mondo, però per me rimane Sacco il più forte. Lo spirito nazionalistico di Diego ha affievolito per una settimana la simpatia che i napoletani hanno per lui, tornata prorompente quando dagli 11 metri l'argentino ha giustiziato l'Inter. Sul fallo di Fanna non sono però d'accordo gli interisti, ma Celestini replica in maniera chiara ed esplicita. Ma io so solo che Fanna ha messo la gamba tra il pallone e il mio piede, mi ha preso, mi ha fatto vedere a terra. Sono venuti per fare una gara di contenimento, dirà Bianchi negli spogliatoi, e perciò la nostra vittoria è più significativa ancora. Senza Rummenigge e Bredi, una Inter tutta italiana. Corso impiega un centrocampista in più e ordina marcature rigide, ma c'è la regia di Pecci, precisa e veloce, e vuole dire molto. In avanti si muovono bene Caffarelli e Bertoni e Zenga comincia la serie di interventi. Marino controlla con attenzione Altobelli e Spillo non muove testa. Le vere prime emozioni arrivano proprio sul finire del primo tempo, quando Caffarelli colpisce la traversa e un minuto dopo, allorché Bertoni salta due avversari e prova col sinistro a sorprendere l'estremo difensore nero-azzurro. La ripresa non è molto diversa, anche se l'Inter cambia Ferri per il più mobile Cucchi e Giordano sostituisce l'applauditissimo Bertoni. Neppure una maggiore verticalizzazione del gioco sembra impensierire l'Inter, che alza le braccia solo quando Pairetto indica il dischetto del rigore. Maradona ricorda il Torino, si concentra e non sbaglia. Reagisce l'Inter, che affonda qualche azione senza peraltro concludere a rete. Per 10 minuti il Napoli è costretto a giocare di rimessa e forse è proprio per questo crea le occasioni migliori, addirittura le premesse per un raddoppio, che Giordano sbaglia, forse perché è sbilanciato dalla marcatura di Collovati.